L'utilizzo più frequente dei materiali ferromagnetici è in quelle applicazioni dove è necessario ottenere delle regioni dello spazio in cui è elevato il valore dell'induzione magnetica B e del flusso magnetico. Queste regioni vengono ottenute appunto utilizzando dei nuclei di materiale ferromagnetico. Per studiare questo comportamento e la definizione di circuito magnetico, utilizziamo un esempio che poi ci consentirà comunque di ottenere dei risultati che hanno validità generale. Supponiamo di considerare un nucleo di materiale ferromagnetico a forma toroidale, cioè a forma di ciambella. Immaginatelo in questa rappresentazione grafica. Appunto, che cerca di dare il senso di un oggetto, di una ciambella tridimensionale. Questo nucleo di materiale ferromagnetico abbia una lunghezza mediana della sua linea mediana interna uguale a L, quindi L sia la lunghezza mediana. Quindi L è la dimensione di questa circonferenza mediana. Consideriamo adesso di avvolgere intorno al nucleo un conduttore a formare un avvolgimento di N spire, che questo avvolgimento di N spire sia percorso da una corrente I stazionaria, cioè di valore costante. Noi sappiamo che all'interno del nucleo, considerato in condizioni ideali, il cui nucleo appunto sia di un materiale omogeneo e isotropo, si sviluppa un campo magnetico avente induzione B, quindi rappresentiamo l'induzione B con queste linee, che il cui verso di circolazione, il cui verso di orientamento è determinato dalla regola della mano destra, quindi immaginando di disporre le dita della mano destra dal medio fino al mignolo ad avvolgere, ad acchiappare questo nucleo nel verso in cui la corrente lo percorre, il pollice ci indica la direzione del campo magnetico, che in questo caso risulta essere questa, quindi avere una direzione, in questo caso oraria. Il circuito magnetico così realizzato lo ipotizziamo ideale. Quindi facciamo un'ipotesi di idealità che consiste nel considerare che tutto il campo magnetico B si sviluppi all'interno del nucleo di materiale ferromagnetico e che nessuna linea del campo fuoriesca dal nucleo. In questo modo, l'ipotesi coincide con considerare nullo il cosiddetto flusso disperso. Una delle proprietà fondamentali dell'induzione magnetica nel vuoto sappiamo essere rappresentata dalla sua circuitazione lungo una linea chiusa. Nel vuoto abbiamo scritto che la circuitazione lungo una linea L dell'induzione magnetica B scalare da L è uguale a
mu con 0 per la sommatoria delle correnti abbracciate, delle correnti stazionarie abbracciate dalla linea chiusa L, questo nel vuoto. Questa caratteristica, questa proprietà dell'induzione magnetica nel vuoto si estende anche al caso di presenza di materia, quindi anche al caso di presenza di un materiale ferromagnetico. Quindi questa la possiamo riscrivere anche come la circuitazione lungo la linea L. In questo caso la estendiamo alla linea che avevamo indicato con L, quindi alla linea mediana di B scalare DL, uguale in questo caso non più mu con 0, ma mu per la sommatoria delle correnti I. Sappiamo che la sommatoria è da intendere come somma algebrica delle correnti. Sappiamo che le correnti le dovremmo considerare positive se ognuna di loro genera un campo concorde con il verso del campo B che stiamo considerando, del quale stiamo calcolando la circuitazione, oppure di segno negativo se lo genera discorde. In questo caso, seguendo la linea mediana, noi le correnti che vengono abbracciate, che sono corrispondenti a sempre alla stessa corrente I che però scorre lungo gli avvolgimenti, quindi viene abbracciata n volte la stessa corrente, quante sono le n spire dell'avvolgimento. Queste correnti presentano tutte lo stesso segno nella sommatoria, e in questo caso, se noi scegliamo il verso di percorrenza di L nello stesso verso del campo magnetico, tutte le correnti risultano essere positive nella sommatoria, e quindi in questo caso possiamo qua continuare dicendo che sarà uguale a mu per n volte le n spire per la corrente I. L'integrale lungo la linea L di B scalare dL, siccome il campo B è sempre tangente alla linea mediana perché è concentrico, allora anche l'integrale di B scalare L'integrale di B scalare DL, questo sarà uguale a AB per la lunghezza L, quindi sarà uguale questo a mu n per I. Dalla definizione dell'intensità del campo magnetico H, sappiamo che H è uguale B fratto mu. Allora, se noi dividiamo primo e secondo membro di questa per mu, abbiamo che ovviamente si semplifica la mu al numeratore e al denominatore, e in definitiva abbiamo che questa la possiamo riscrivere. Abbiamo B fratto mu è uguale a H, quindi la riscriviamo come H per L uguale a N per I. Il termine N per I prende il nome di forza magnetomotrice.
forza magnetomotrice, a volte indicata anche come FMM nell'abbreviazione, risulta essere data quindi dal prodotto della corrente per il numero di spire e quindi presenta una unità di misura che è ampere per spire o ampere spire. Continuiamo la nostra osservazione estendendola al calcolo del flusso all'interno del nucleo di materiale ferromagnetico. Quindi consideriamo nel nucleo una superficie S, questa indicata, una superficie trasversale e perpendicolare alle linee del flusso. Andiamo a calcolare il flusso attraverso quella superficie. Noi sappiamo che il flusso φ, per definizione, è l'integrale esteso alla superficie del prodotto scalare B scalare n ds, dove n è il versore normale alla superficie, quindi nel nostro caso versore, quindi vettore di lunghezza unitaria n perpendicolare alla superficie. Nel nostro caso, essendo questo B costante e la superficie trasversale e quindi perpendicolare alle linee del flusso, questo non sarà altro che dato dal prodotto B per S, dove S appunto è la superficie. Dalla definizione, utilizziamo ancora la definizione di H come B fratto mu, quindi B sarà uguale a mu per H, quindi andiamo a sostituire in questa al posto di mu, andiamo a sostituire mu per H e abbiamo mu per H per S è uguale al flusso. Adesso prendiamo la precedente dove abbiamo definito la forza magnetomotrice, quindi questa, dove abbiamo che compare H, quindi da questa noi sappiamo che H sarà uguale a N per I, forza magnetomotrice, diviso L, la lunghezza della linea mediana, e andiamo a sostituire questa espressione ancora nella precedente e otteniamo mu n per I fratto L per S. E questo è uguale al flusso. Riordiniamo la nostra espressione, quindi rimettiamola in chiaro, quindi abbiamo che il flusso è uguale a mu n per I fratto L per S. Da questa ricaviamo il valore della forza magnetomotrice N per I, quindi isoliamo in questa n per i sarà uguale quindi al flusso che abbiamo al primo membro moltiplicato per L diviso mu per S. A questo termine isoliamo adesso questo termine L fratto mu per S e definiamo una grandezza R uguale appunto a 1 fratto mu per L su S e questa prende il nome di riluttanza magnetica. Riluttanza magnetica
la cui unità di misura ricaviamo dall'osservare la sua espressione, quindi l'unità di misura della riluttanza risulta essere, abbiamo 1 diviso mu, mu è henry su metro, quindi l'inverso di mu sarà metro diviso henry. Poi abbiamo moltiplicato per una lunghezza, quindi abbiamo per metro al numeratore, diviso una superficie, quindi diviso metri quadri, e quindi qua si vede che metro, metro, metro quadro si semplificano e quindi ciò che rimane è 1 fratto henry o henry alla meno 1, come viene anche detto, ed è l'unità di misura della riluttanza magnetica. Se adesso con la definizione di riluttanza magnetica torniamo alla precedente, a questa, quindi questa la riluttanza magnetica che abbiamo definito qua, andiamo a sostituire a ritroso nell'espressione della forza magnetomotrice, noi abbiamo quindi che la forza magnetomotrice, che abbiamo essere detto uguale a n per i, risulta essere uguale alla riluttanza magnetica per il flusso. Questa importante relazione prende il nome di legge di Hopkinson. Relazione che noi abbiamo ricavato nel caso particolare del circuito magnetico di forma toroidale, però questa risulta avere validità generale. La legge di Hopkinson, così definita, è importante perché ci dà uno strumento di analisi molto comodo per la soluzione dei cosiddetti circuiti magnetici. Presenta profonde analogie con la legge di Ohm. Osserviamole un attimo, mettiamo da una parte le grandezze della legge che compaiono nella legge di Hopkinson e dall'altra osserviamo le grandezze che compaiono nella legge di Ohm. Noi abbiamo che le grandezze della legge di Hopkinson sono la forza magnetomotrice, la riluttanza magnetica e il flusso. Le corrispondenti grandezze della legge di Ohm sono la forza elettromotrice, la resistenza elettrica e la corrente. E queste relazioni, queste grandezze nelle due leggi presentano la stessa forma di relazione. Cioè abbiamo appunto che la forza magnetomotrice è uguale alla riluttanza per il flusso, così come la forza elettromotrice è uguale alla resistenza moltiplicata per la corrente. Un limite presentato dalla legge di Hopkinson rispetto alla legge di Ohm, che la rende meno universale e che ci consente di trovare risultati di maggiore approssimazione rispetto alla legge di Ohm, è legata all'ipotesi di circuito magnetico e alla caratteristica dei materiali che lo realizzano, cioè materiali ferromagnetici. La differenza essenziale è che mentre nei conduttori appunto il materiale conduttore presenta una resistività ρ che è
molto minore della resistività degli isolanti che circondano il conduttore per quanto riguarda il circuito magnetico, questa grande differenza invece non esiste, in quanto che la permeabilità magnetica relativa dei materiali ferromagnetici è sì molto più elevata di quella dei materiali paramagnetici o diamagnetici che li possono circondare, ma questa differenza è comunque di ordine di grandezza inferiore rispetto a quella che esiste fra conduttori ed isolanti. Quindi, per farla breve, la corrente I la corrente di conduzione è presente solo in pratica solo nel conduttore. Ed è nulla all'esterno. Invece il flusso risulta molto meno contenuto all'interno del materiale ferromagnetico ed è sempre presente, nonostante gli sforzi che possiamo fare, è sempre presente un flusso disperso che fuoriesce dal materiale ferromagnetico. Questo limite fisico delle caratteristiche dei materiali rende la legge di Hopkinson sì molto, molto comoda e utilizzata per calcolare le grandezze magnetiche e le proprietà del campo magnetico che si sviluppano in un nucleo, però i risultati che otteniamo sono decisamente più approssimati rispetto agli analoghi risultati che noi possiamo ottenere con l'applicazione della legge di Ohm.